Buonasera. Allora, il sindaco ha premesso e illustrato, diciamo, compiutamente tutto quello che riguarda i progetti di cui questa sera faremo una presentazione. Sottolineerei solo una cosa: quando abbiamo avuto l'incontro un po' di tempo prima e quando si parlava di come era possibile catturare dei finanziamenti, e il discorso che era emerso era questo: ad ogni ci sono delle emergenze straordinarie che sono le Villa Veneta. Quindi la Villa Veneta, voi siete abituati a vederla tutti i giorni, ma chi viene da fuori è una meraviglia, che rimane proprio aperta, quindi è una cosa che ogni tanto va anche ricordata. Qui a Travino si vedeva, adesso finalmente si rivede anche perché ha tolto quello che c'era, e quindi queste sono due emergenze importantissime. Poi c'è il discorso dell'acqua, della Mutera e della Villa Pettonia, che sono questi degli, chiamiamoli così, ingredienti, che se andiamo presso altri comuni del circondario non ci sono, ci sono magari anche magari qualche volta altre cose, però sono delle cose che hanno un loro significato e un loro peso sotto tutti i profili. Poi c'è un'altra questione che non va dimenticata: si è fatto un accenno al turismo, la regione ha finanziato il turismo. Guardando i dati, Codogniere è uno dei comuni del circondario della zona corianese, diciamo così, che ha la maggiore, una delle maggiori presenze in rapporto anche alla popolazione, per quello che riguarda pernottamenti, per quello che riguarda costi pranzo, legato agli agriturismo, alberghi, bed and breakfast, attività che ci sono e che esercitano anche questa loro importanza anche dal punto di vista economico. E quindi praticamente, allora, se mettiamo assieme queste cose che ho appena detto, e l'opportunità che i bandi regionali di poterli cogliere ha fatto sì che noi dobbiamo ringraziare per questa banca della fiducia che è stata posta, perché abbiamo potuto correre rapidamente al buio cercando di inventare qualcosa, allo stesso tempo anche però di mettere in piedi qualcosa dal punto di vista progettuale che avesse un peso non proprio indifferente, ma dopo lo vediamo con le immagini. E da qua sono nati praticamente questi, il bando IPA, quello più importante, quello dei 450.000 euro, di cui 400.000 finanziati della regione, ma subito dopo, immediatamente dopo, gli altri due, quello della multa e quello della modificazione del fondo di Via Pellegrini, che praticamente messi insieme fanno 550.000 euro, di cui 465 circa finanziati dalla regione. Quindi praticamente giusto per completare. Allora veniamo un attimo alla presentazione. Io cercherò di essere abbastanza breve, andando un po' a ruota libera, perché ormai presento chiaramente che abbiamo fatto noi, quindi lo conosciamo abbastanza bene. Allora abbiamo scelto il nome, perché chiaramente quando si fa un bando di concorso bisogna cercare di partecipare per vincere, non solo per partecipare, perché poi se si vince si porta a casa qualcosa, altrimenti no. Quindi noi abbiamo dato titolo Il Tono di Frutto Antico, la Villa Pettonia d'Oro e la Civiltà delle Ville Venete. Riqualificazione del centro urbano nell'ambito compreso tra i complessi storici monumentali di Villa Totellini e Villa Travelli. Un titolo quindi importante da un punto di vista, ma un titolo che doveva dare, comunicare praticamente a chi doveva terminare il progetto, quello che si stava facendo e come si può dire, lo spessore di quello che era il progetto. Bene, quindi questo era il fondo, la vera parte del finanziamento è un aspetto più amministrativo burocratico che riguardava appunto la riqualificazione ai fini dell'attrattiva turistica. E da qui questa è una presentazione di sintesi che poi è quella che è stata presentata in sede IPA, cioè in sede della conferenza di sindaci di questa trentina di comuni. Qui ci sono una serie di una presentazione praticamente sui luoghi del valore e di risparmio, e che magari tutto questo materiale comunque è a disposizione dell'amministrazione comunale, quindi può essere anche utilizzato. E quindi qui praticamente ci sono sintetizzati gli obiettivi strategici del progetto che riguardavano appunto la valorizzazione delle ville, del contesto, dell'acqua e della Villa Pettonia. Andiamo avanti. Ecco qui
abbiamo ripreso questa immagine che l'amministrazione ci ha fornito e ecco qui ancora appunto si riassumono la valorizzazione materia di accessibilità, la dotazione di topi informativi per gli ambiti di maggior pregio storico-culturale, le aree beneficenti del Ville, parlo della Mutera, Piazza Europa, Europa e Sagrato. E poi la realizzazione del giardino della Mela Cotogna, quale nuovo ambito didattico educativo delle coltivazioni tipiche del territorio. Per finire, la creazione di percorsi protetti con segna elettrica orizzontale adatti a persone con disabilità motoria, andando ad abbattere le barriere architettoniche presenti. Questa è, così è una sintetizzazione di quelli che sono appunto gli obiettivi, proprio poi che riguarda l'uso dei materiali. Qui è rappresentata la zona centrale del comune, dando appunto rilievo a quelle che sono le due emergenze. In alto, Villa Todelini, tutto il percorso centrale segnato dalla strada provinciale praticamente, qui, fino ad arrivare a Villa Todelini. Qui ci sono, a Villa Travini, qui ci sono dei richiami per quel che riguarda questi importanti monumenti. Andiamo avanti. Allora qui chiaramente qui sono degli altri approfondimenti per quel che riguarda quello che si vede lungo il percorso dalle ville ad altri sforzi panoramici della zona, comprendendo anche la chiesa e il relativo sagrato, quindi con delle indicazioni didascaliche che evidenziano appunto le varie presenze di questo tratto. Andiamo avanti. Ecco qui, poi andiamo avanti ancora. Ecco che qui ci sono i fronti, vengono evidenziati i fronti dove ci sono appunto gli interessi, i punti focali. Ecco qui, sono evidenziati praticamente i fronti. Ecco, gli obiettivi vengono appunto ripresi e poi anche, ecco qui, ancora questa è una rappresentazione planimetrica appunto su base catastale delle varie situazioni, dei vari monumenti, dei vari, di tutto quello del fronte praticamente dal 2000. Ecco, qui ci sono le immagini, chiamiamole così, più emozionali da un punto di vista anche di quello che era l'obiettivo. Torniamo indietro un attimo, allora, queste sono le riprese fatte con drone apposta per dare un'immagine anche un po' diversa da quella che magari normalmente si vede, e quindi è un'immagine presa di Villa Todelini nel suo insieme, e l'immagine che segue immediatamente praticamente è come viene modificato il contesto con l'intervento che sarà eseguito per la sistemazione del tratto prospiciente, con la riqualificazione di parte dei percorsi, con la sistemazione degli attraversamenti e con una sottolineatura attraverso appunto l'uso di materiali e poi quella che è appunto il polo visuale che da Villa Todelini va verso, o dalla Mutera va verso Villa Todelini. Il progetto per l'unità iniziale era ancora più forte per quel che riguardava il fronte tra le due estremità proficienti la villa, perché avevamo previsto di fare un tratto interamente in portico, cubetti 10x10, quindi di maggiore dimensione, trattati con resine, in modo tale da riqualificare in maniera più forte quello che era anche per la percorrenza, per chi stava percorrendo questo tratto, per chi gli dava proprio la sensazione di essere
in un centro storico, no? In centro di nostra città ci sono l'organizzazione in porfido, Conegliano, via delle Stelle, c'è l'organizzazione in porfido, per dire, no? E quindi uno ha la sensazione di essere, perché gli cambia la sonorità anche del mezzo, però la provincia non ce l'ha consentito, non ce l'ha consentito perché avendo delle esperienze negative sul porfido in altre realtà, praticamente non ci hanno quindi obbligato ad utilizzare la classica pavimentazione in conglomerato bituminoso, ovviamente asfalto, e su questo praticamente abbiamo cercato di disegnare delle geometrie in modo tale comunque da dare un rilievo un attimo diverso e di maggiore qualità. E qui ci sono degli sforzi che indicano appunto l'intervento, come sarà eseguito. Andiamo avanti, ecco, ci sono gli attraversamenti che verranno ripresi, questa è una situazione attuale, e questi saranno, come saranno appunto, ripresi e uniformati anche gli attraversamenti pedonali nell'intero tratto, in modo tale da avere una unica identità di lettura, oltre anche per sistemare le situazioni che vanno un attimo riqualificate. Vediamo se la successiva. Ecco, e questo è il parco della Villa Antonia. Passerei la parola alla mia collega, che ha seguito direttamente la progettazione architettonica, anche perché entrerà un attimino più nel vivo di quello che è uno dei temi, uno dei fuochi di questi progetti. Buonasera. Sì, il parco della Villa Antonia, il giardino della Villa Antonia, è una parte del progetto che ha un'importanza non superiore, diciamo, a tutte le altre zone che abbiamo trattato con questo progetto integrato, ma diciamo ci dà l'occasione di fare una riflessione abbastanza interessante sulla riscoperta di questo frutto, no? Che quando si arriva nel territorio di Codogniè è scritto sul cartello del paese, però in effetti quando io viaggio sul territorio qui mi ero sempre chiesta com'è l'acqua della Villa Codogna, no? Perché effettivamente è un po' misterioso, non si vede proprio così chiaramente. E allora l'idea è quella di creare un luogo che fosse proprio un'occasione per chiunque di vedere com'è l'albero della Villa Codogna, cosa produce e come si coltiva anche, no, nelle diverse varietà e possibilità. Però ecco, l'interesse per il giardino della Villa Codogna non è solo legato alla coltivazione, allo sviluppo di ma è anche l'occasione per dare a questa zona di questo parco, no? A questa parte più interna, un senso che avesse un forte legame con la Villa Todellini e proprio ritornasse alla memoria il fatto che la villa, pensate come Villa Veneta, non era solo l'edificio, che poi villa non era tanto legata alla casa, no? Ma un tempo si chiamava Padova, che chiamava casa di villa, cioè la casa era l'abitazione, ma la villa in realtà era tutta la proprietà agricola che dava senso all'abitazione. E quindi il verde che stava intorno alla casa di villa aveva diverse funzioni. Quello più vicino all'abitazione aveva più una funzione di rappresentanza e di ludica, diciamo, no? Quello che stava oltre, diciamo, erano le coltivazioni, quello che proprio era l'attività principale del nobile che aveva questa proprietà agricola. Quindi il giardino della Villa Codogna si inserisce come una via di mezzo, no? Tra un luogo che potrà essere per voi un luogo ludico, no? Dove andare con i bambini a passeggio, dove stare in un momento di relax, di pausa, ma
oltre ha anche un altro significato, quello di ritornare alla coltivazione, al proprio senso più legato alla terra, alla produzione del cibo che l'uomo ha sempre insomma trovato e portato avanti, che la mela cotogna aveva un senso molto interessante, perché era un frutto che si conservava a lungo e dava un sostentamento proprio alla popolazione. Quindi adesso vado un po' avanti, il parco del giardino della mela cotogna si sviluppa appunto in tutto questo spazio. E ecco quello che dicevo, il legame tra questo spazio e la Villa Todellini proprio nasce da questo percorso, no, che sfrutta parti di quello esistente, che già esiste, si prolunga, entra fino al centro dell'area, di questa area, si immerge dentro alle piante, al melito. Dentro al melito ci sarà un luogo, un fulcro. Noi abbiamo immaginato che un giorno potrebbe esserci una statua, un elemento che richiama il significato della mela cotogna anche nella mitologia. Quindi tutto intorno mele, che adesso vi scrivo come l'abbiamo immaginato. Il viale entra dentro, accompagna il visitatore attraverso alberi che sono non da frutto ma da fiore. Da fiore perché diciamo, la pianta da frutto potrebbe sporcare, dare una magari non essere proprio perfetta per la passeggiata diciamo, principale. Poi invece tutto il resto delle mele, sono circa un centinaio, avranno diverse varietà, quelle che possono essere ritrovate in commercio facilmente, oppure abbiamo trovato questa soluzione anche di innestare delle piante con varietà autoctone che un agronomo si occuperà di recuperare all'interno del territorio e di innestare proprio all'interno del parco per riassumere, no, il più possibile le varietà della mela cotogna e non far perdere la memoria di questo frutto. Ecco, questo è il parco. Ecco, il parco sarà accompagnato. Come si visita il parco? Il parco si può visitare in due modi, o entrando, immergendosi direttamente al fulcro, oppure passeggiandosi intorno, come se fosse una delle stradine in campagna che ritroviamo all'interno del territorio. Oppure si può camminare all'interno di questo prato e osservare le piante. Ecco, questo è il percorso che accompagnerà il visitatore all'interno del parco, sfrutta appunto come vi ho detto parte del percorso esistente. L'abbiamo così valorizzato questo asse inserendo dei dettagli in profilo che richiamano materiali che abbiamo utilizzato sulla strada, sui marciapiedi e un'illuminazione anche nelle ore notturne può consentire l'accesso. Ecco, come abbiamo immaginato la piantumazione? La piantumazione, ecco qua, l'abbiamo immaginato così. Noi metteremo delle mele, delle varietà, questa è la marmolada e la piramidalis, sono le mele che metteremo sul viale principale, alternate questi due. Varietà da fiore e poi all'interno del meletto, secondo questi colori, a gruppi, metteremo delle piante che sono le tipiche varietà che si trovano in commercio e che danno una certa produzione. L'idea era quella di creare non solo una varietà delle varietà diverse, ma anche un tipo di sesso di impianto, cioè ci sarà una zona che sarà piantumata a spalliera, una zona a albero piramidale oppure ad alberello. Questo per dare la possibilità di apprezzare i vari metodi che si possono mettere in questi alberi e quindi avere a questo punto un senso anche didattico
della giardino. Quindi le scuole potranno vedere come si coltiva, troveranno ai piedi degli alberi delle indicazioni, spiegherà il tipo di varietà, spiegherà come è stato piantumato, qual è stato l'impianto, spiegherà per esempio per le varietà autoctone il nome e dove sono state recuperate sul territorio, non so, via X abitazione del signore, se consentirà che venga illuminato, proprio per poter concentrare in questo spazio un po' sia la storia della Cotogna, ma anche il futuro della Cotogna, perché se qualcuno è interessato e vorrebbe vedere come si può coltivare, qui magari può averne già un primo, diciamo, assaggio. Ecco, questa è l'idea di questo giardino, quindi un mix tra la memoria, però anche l'opportunità di uno sviluppo. Questa è l'idea di questo giardino. Ecco, questa è un'immagine del prato vuoto, e questa è un'immagine che ci fa avere questo è un po' di montaggio, ha i suoi limiti, però insomma in una stagione primaverile insomma è anche un luogo piacevolmente visitabile, e durante l'autunno anche un luogo di raccolta. Poi l'amministrazione penserà come trasformare il frutto che ne ricaverà. Adesso invece un'immagine che vi faccio passare un po' così, questo è il work in progress, è lo stato di avanzamento dei lavori in cui siamo arrivati, il tempo permettendo, poi si svilupperà anche abbastanza rapidamente, comunque già cominciate a vedere il percorso che gira intorno e la strada di accesso. Adesso questo è una foto panoramica un po' distorta, no? Non è così curvilino cosa rettilineo, tipo entra con un asse diretto. Adesso questa è la limite della fotografia, però siamo già cominciate a vedere dalla cima della montera quale sarà l'impressione del parco. Ecco, prendete il passo alla parola, se no. Sì, ma torniamo un attimo dopo. Allora, questa invece è la parte che riguarda la chiesa, il discorso che facevo prima il sindaco del parcheggio. Quindi questa è una foto ripresa aerea, tra l'altro di un giorno del mercato, per cui si vede la presenza della chiesa con l'area circostante che praticamente diventa di vita sostanzialmente al parcheggio, oltre alle varie bancarelle che ci sono. Ecco, quindi, allora, questo fa parte del progetto, non faceva parte in un primo momento perché era necessario definire una convenzione con la parrocchia, questa problematica è stata poi risolta, e quindi con un impegno reciproco, diciamo così, a portare avanti una progettazione complessiva per quello che riguarda la sistemazione dell'intero ambito, cioè tutto quello che sta attorno alla chiesa, in tutta quell'area, un'area che vale come superficie circa 7.000 metri quadrati. È un progetto questo che abbiamo portato avanti noi come studio assieme al progetto Sergio Polese, incaricato dalla parrocchia, perché era un progetto a due mani, essendo appunto riguardando praticamente un contesto dove già c'erano delle idee per come valorizzarlo. Ecco, specificatamente poi noi abbiamo approfondito invece la parte che viene adesso indicata, che è quella praticamente destinata al parcheggio. Vediamolo sulla slide successiva. Quindi questo è un fotomontaggio, è una rappresentazione che dà l'idea di come potrà diventare l'area circostante della chiesa, e noi ci concentriamo proprio in questo momento su quella che viene indicata con la luce, con il focalizzatore
quindi su scale che vale circa 1700 metri quadrati e che praticamente avrà un accesso in modo tale che i veicoli durante tutte quelle che possono essere le situazioni possano trovare parcheggio, un'area sulla quale potranno essere disposti le mancarelle il giorno del mercato, in modo tale da dare un ordine migliore anche a questi inserimenti nei momenti che ci sono. L'altra parte che riguarda il sagrato invece fa parte dell'altro progetto e in questo momento però rimane ancora un'idea in fase di discussione, quella che è il sagrato del proprio che fa parte del progetto che ci sta portando avanti appunto assieme alla propria con la vita popolare. Chiaramente significa che queste piante, i marittimi, verranno appunto tolti e che costituiscono appunto questa connotazione anche però con tutte le problematiche indotte, perché non sono una pianta autoctona, sono una pianta che dà una serie di problemi perché ha l'apparato radicale che solleva le pavimentazioni, che hanno la presenza di aghi che intasano bambini, eccetera, quindi è una pianta molto difficile da gestire. Dà una connotazione che è davvero, perché si presenta è un albero con un certo portamento, lo vediamo in molti contesti, pensiamo alle zone di pineta, alle zone marine, eccetera, però se ragioniamo un attimo, non è un contesto, cioè non è un qualche cosa nostro locale che caratterizza, quindi qui si è pensato appunto a delle piantumazioni di tipo diverso, maggiormente autoctono, ma potranno essere certi australis, magolari, o come vogliamo chiamarli, pisolere, in modo tale da dare praticamente una connotazione quindi di una pianta che sia autoctona, a foglia piccola, a foglia però che